Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua con un video nel quale andrò a fare le pagelle di metà stagione delle 20 squadre del campionato di Serie A. Pagelle che non riguarderanno solo il campionato, ma tutta la prima parte di stagione in generale. Detto questo, iniziamo subito. Atalanta 7, la Dea non è più una sorpresa, è una realtà. Una squadra affiatata che gioca benissimo e che quando in forma può davvero rullare chiunque. Bene in campionato dove è quarta in classifica, in Champions League è uscita in un girone difficile, se l'è giocata, ma alla fine è andata fuori anche per errori suoi. Non do di più perché l'Atalanta mi dà un po' la sensazione di essere la squadra alla quale manchi il centesimo per fare l'euro. Ovvero, gioca bene sì, arriva fino ad un determinato livello, ma poi non riesce a fare lo step successivo. Bologna 6 e mezzo, decimo posto in classifica, un risultato anche un po' al di sopra delle sue potenzialità. Non do di più perché ho visto una squadra discontinua dal punto di vista del gioco e dei risultati. Ottime vittorie, convincenti, vedi il 3-0 contro la Lazio, l'1-0 contro la Roma, il 3-0 di Reggio Emilia contro il Sassuolo anche, ma delle sconfitte, ma allo stesso tempo anche delle sconfitte pesanti. 6-1 a San Siro contro l'Inter, 3-0 al Maradona contro il Napoli, 1-0 in casa contro il Venezia. Un Bologna che, se vuole avere un voto superiore, deve rimanere nella parte sinistra della classifica a fine anno. Cagliari 4, una squadra che non è una squadra, non ha gioco, lotte interne. Una sola vittoria nel girone d'andata e se si guarda la rosa non è tra le ultime della classe, cioè il Cagliari ha una squadra da salvezza tranquilla. Non ho capito l'esonero di Semplici dopo 3 giornate che ti aveva salvato l'anno scorso per prendere Mazzarri. Nonostante tutto questo vomito, credo che facendo un po' di piazza pulita e mandando via i giocatori che rompono le palle facendo qualche innesto giusto, il Cagliari si possa ancora salvare perché, come appena detto, ha una discreta base di partenza. Empoli 7,5, la squadra rivelazione di questa prima parte di stagione. Ne ho promossa nona in classifica, una squadra frizzante, sbarazzina, talentuosa e con entusiasmo. Risultati prestigiosi, soprattutto in trasferta, vedi le vittorie sul campo della Juventus e sul campo del Napoli, oltre che aver messo in mostra diversi giocatori giovani e di talento. Il terzino Parisi, a centrocampo poi Zurkowski, Ricci e Bairami. Fiorentina 7, buona prima parte di stagione per la Viola, alti e bassi sì, però comunque un buon settimo posto in classifica, una squadra che ha una impronta di gioco ben precisa e questo è merito dell'allenatore Vincenzo Italiano, oltre che un Dusan Vlahovic veramente implacabile, attuale capocannoniere della Serie A. Genoa 4, una squadra mediocre che naviga nei bassi fondi della classifica. Non ho capito l'esonero di Ballardini quando il problema del grifone non era assolutamente l'allenatore per prendere Shevchenko. Shevchenko, che secondo me non è neanche così scarso, solo che è stato catapultato in una situazione parecchio problematica. Nonostante le tante difficoltà del caso, però non do ancora il Genoa per morto perché si sa, tutti gli anni
in un modo o nell'altro riesce a salvarsi più per demerito degli altri che non per meriti suoi. Inter 8. Cosa vogliamo dire? È un po' più debole rispetto all'anno scorso, ma neanche tanto, vista la partenza di Hakimi ed il caso Eriksen. Non tanto per Lukaku. L'Inter di Conte dell'anno scorso era una squadra basata sullo strapotere fisico, tutta incentrata su Lukaku. Quest'anno c'è una squadra più corale, una squadra più frizzante, con un gioco più effervescente e qualitativo. È sempre la più forte del campionato, prima in classifica, oltre che aver passato finalmente i gironi della Champions League. Quindi direi che non c'è altro da aggiungere, si può solo parlare bene dell'Inter in questa prima fase di stagione. Juventus 5, meno 4 dal quarto posto, sì, ma perché l'Atalanta è calata nelle ultime giornate. Per il resto, un gioco che latita, un campionato un po' al di sotto delle potenzialità. Sì, la Juve non è la più forte, però penso che un terzo, quarto, forse anche secondo posto sia alla sua portata. In Champions League fa il suo, ha passato il girone come prima, ma perché il Chelsea si è suicidato all'ultima giornata contro lo Zenit. Nella partita contro il Chelsea, la più importante, ha straperso non solo dal punto di vista del risultato, ma anche dell'atteggiamento. La parte peggiore però la fa la società, una società che non ha proprio un progetto per vincere, ma prende solamente per il culo i propri tifosi. Lazio 5 e mezzo, primo anno di Sarri, una Lazio che ha tanti alti e bassi, fa tante oscillazioni e che si può riassumere semplicemente con la canzone di Giorgia. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Passa poi il girone d'Europa League, una squadra che però non ha ancora assimilato il gioco di Sarri. Però questo ci può stare perché siamo a metà anno della prima stagione di un nuovo percorso con un allenatore che ha uno stile di gioco completamente differente da quello di Simone Inzaghi. Milan 7,5. Secondo in classifica con una squadra non propriamente da secondo posto, parte sparato per poi andare un po' calando, però nel complesso un Milan abbastanza costante, sempre almeno secondo in classifica. L'eliminazione dalla Champions League non è un dramma, visto che era il tuo primo anno, sei tornato dopo diversi anni di assenza e ti trovavi in un girone complicato. Un Milan che, a mio modo di vedere, è l'unica vera alternativa all'Inter per la vittoria dello scudetto, ma che dovrà rinforzarsi, dovrà prendere uno o due giocatori nel mercato di gennaio perché ha una rosa abbastanza corta. In ogni caso, per confermare questo voto al Milan, nel girone di ritorno i rossoneri dovranno o lottare fino alla fine per vincere lo scudetto, oppure arrivare secondi in classifica vincendo la Coppa Italia. Napoli 7,5, come il Milan, ha iniziato molto bene in campionato per poi andare calando causa infortuni. L'obiettivo del Napoli non è lo scudetto, ma un piazzamento Champions, quindi direi che il Napoli in campionato ha ben figurato, terzo in classifica. In Europa League ha passato il girone a fatica, un Napoli che ha il limite di essere troppo dipendente da quattro giocatori: Koulibaly, Anguissa, Insigne, Osimhen. Quando almeno uno di questi non c'è, la squadra perde almeno il 30% della sua forza. Roma 5,5,
alti e bassi, come la Lazio ha la scusante del nuovo allenatore. Primo anno di un nuovo percorso, sesta in classifica, una posizione che rispecchia il valore della squadra, sebbene non mi dia l'impressione di poter lottare fino alla fine per un piazzamento Champions. Passa poi il turno della Conference League, la della coppetta del cazzo, anche se personalmente non riesco a chiudere gli occhi dopo le 6 pere che si è presa dal Bodo Glimt. Salernitana 4, ultima in classifica, non è materiale da Serie A. Una squadra veramente scadente dal punto di vista della rosa. Non ho condiviso l'esonero di Castori. Una situazione societaria difficile, non si sa neanche se la Salernitana riuscirà a finire il campionato. Però questo non può giustificare un atteggiamento completamente passivo ed arrendevole che ha la squadra, perché sembra davvero che ormai siano mentalmente già retrocessi. Cioè, Sampdoria 6 meno, una prima parte di stagione senza infamia e senza lode, parte male, poi va un po' riprendendosi, si trova in una posizione di classifica tranquilla, però allo stesso tempo abbastanza anonima. Sassuolo 6, come avevo detto ad inizio stagione e come dico sempre, un anno di transizione. Primo anno di Dionisi, alcune cose buone, altre meno buone. Un Sassuolo che è lì a metà classifica, ma che dà l'idea che possa fare qualcosa di più. Male con le medio-piccole quando vedi un Sassuolo non sempre con i giusti stimoli, un Sassuolo che ha perso diversi punti contro squadre assolutamente alla sua portata, bene invece contro le grandi, quando almeno la prestazione c'è quasi sempre stata. Vittoria contro la Juventus, contro il Milan, contro la Lazio, un buon pareggio contro il Napoli in rimonta dopo sempre delle buone prestazioni. Altra nota di merito, la ottima prima parte di stagione dei nuovi arrivati quali Frattesi e Scamacca. Spezia 6. Una squadra mediocre, non da salvezza, tranquilla, che sta facendo quello che può. Niente di eccezionale, però al momento è salva con anche un discreto margine sulla terz'ultima. L'ultima vittoria al Maradona contro Napoli, 3 punti pesantissimi per una squadra comunque non fenomenale e che dovrà lottare fino alla fine per salvarsi. Torino 6 più. Una squadra rognosa e difficile da affrontare per le big, ma allo stesso tempo anche una squadra scostante e discontinua tra casa e trasferta, ma anche nell'arco della stessa partita. Si trova in una discreta posizione di metà classifica, sicuramente un passo in avanti rispetto alle scorse stagioni quando la trovavi invischiata nella lotta per non retrocedere. Nel complesso comunque una prima parte di stagione accettabile per i Granata all'altezza degli obiettivi prestabiliti. Udinese 6 meno, nulla di eccezionale, sta facendo il compitino, non ho capito l'esonero di Luca Gotti. Beto, unica nota di rilievo in questa prima parte di stagione comunque. Venezia 6 e mezzo, al di sopra delle aspettative per essere una neopromossa, si sta comportando sicuramente bene. Una squadra che gioca a calcio, ha una sua idea ben precisa. Causa inesperienza non sempre fa punti, però al momento si trova a più 6 dal terzultimo posto in classifica. Non do un voto altissimo perché siamo a metà stagione e perché di fatto non ha ancora raggiunto l'obiettivo salvezza.
Verona 6 e mezzo. Una stagione iniziata malissimo con Di Francesco, arriva poi Tudor che riesce a risollevare la squadra facendola salire in classifica e togliendosi anche delle soddisfazioni. Vedi le vittorie con Roma, Lazio, Juventus, il pareggio contro il Napoli. Un calo nelle ultime giornate, sì, però comunque una Verona che si trova in una dignitosissima posizione di metà classifica. Va bene, ragazzi, queste sono state le pagelle di metà stagione delle squadre di Serie A. Fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi su quali voti siete d'accordo, su quali invece no. Io, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del pianisfero. Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi!